Buongiorno, come state? Finalmente sono tornata. Mi sono presa una settimana di pausa perché lo scorso weekend non ho vloggato, non ho fatto praticamente niente, ma proprio neanche in casa, ragazze, perché non sono stata benissimo venerdì sera. Sarei dovuta anche uscire con le mie amiche a cui ho dato buca, purtroppo. Perché venerdì sera sono tornata, cioè dopo che sono tornata a casa, la sera mi è salita la febbre un pochino, avevo mal di gola, un po' di raffreddore, niente di che per fortuna, però non sono stata tanto bene e il sabato ho dormito tantissimo, mi sono proprio riposata, non ho fatto nulla, avevo freddissimo perché tra l'altro c'era un tempo orribile. E quindi sabato me la sono proprio presa comoda, cioè non ho mai fatto, probabilmente era da tantissimo che non facevo un sabato di vita, proprio senza fare nulla, ma senza proprio alzare un dito. Sono stata sempre sul divano, oziato tantissimo e per fortuna la casa era abbastanza a posto, qualcosina ha fatto Giovanni perché io non stavo bene, quindi insomma ha fatto un po' lui. E domenica mi sono ripresa un pochino, ho fatto anche un giro al pomeriggio perché da noi c'era la fiera a Voghera, è stata molto carina. Aspettate che chiudo perché adesso che comincia la lavatrice a fare la centrifuga non vorrei che ci sia casino. E quindi weekend scorso niente, non ce l'ho fatta proprio a registrare perché ho voluto proprio prendermi una pausa da tutto e stare proprio tranquilla. E infatti mi dispiace, scusatemi se non ho pubblicato video, ma ogni tanto sapete che mi prendo una pausina ogni tanto, perché poi in settimana io non ce la faccio mai, quasi mai comunque a filmare, arrivo nel weekend che ho tutto concentrato e tante volte ho proprio bisogno di staccare da tutto, quindi prendermi proprio il weekend senza telecamera. E però sapete che a me fa sempre tanto piacere filmare, sono felicissima di vloggare comunque. E di aggiornarvi sempre sulle nostre ultime notizie, siamo il TG, tutto quello che succede, le news, i vari cambiamenti magari in casa, eccetera. E niente, adesso quasi mezzogiorno, fra poco mi sa che mangerò qualcosina, mi sono scongelata, non so se lo vedete, due panini, perché sono da sola, e quindi non sto lì a cucinarmi. Giovanni va dai suoi a mangiare, che non so se ve l'ho detto, stamattina è andato in bici e mi sono svegliata che lui si stava già quasi preparando, perché oggi fa caldo ma si sta ancora bene al mattino, per fortuna. E tra l'altro, ragazzi, c'è una novità, finalmente arrivano, cioè sono arrivate le tende e ce le installano mercoledì. Bello, finalmente, sono troppo troppo contenta. Speriamo vada tutto bene, che siano della misura giusta, della dimensione giusta, della lunghezza giusta, della colorazione giusta. Speriamo. E quindi vi farò vedere tutto poi nel weekend successivo, prossimo weekend. Ovviamente vi registrerò un bel video sul mio terrazzo, finalmente con la privacy, perché non vedevo l'ora di chiudermi proprio qua, perché non ce la faccio più a stare, non mi piace vedere le persone degli altri appartamenti. E il terrazzo tra l'altro sta diventando sempre più bello perché l'altro pomeriggio mi sono messa a fare un po' di giardinaggio, ho tolto un po' tutte le foglie secche perché era da un bel po' di giorni che non spazzavamo, quindi pieno di foglie, pieno di fiorellini, di petali, di fiori, ho tolto tutti diciamo, i bocciolini, i ramettini dei gerani andati. Ho proprio pulito bene tutte le foglie dai vasi, ho pulito un pochino anche il tavolino, insomma ho dato una bella pulita, ho fatto un po' di giardinaggio, ho tolto anche le foglie, ho tagliato un po' di, ho potato l'edere, ci sono le mosche adesso che rompono, e quindi adesso il terrazzo è bello, bello pulito, però purtroppo il mio ulivo sta facendo tantissimi fiorellini minuscoli gialli, quelli sono ovunque, cioè cadono ogni 2x3, quindi alla fine ci sono le gatte tutte piene di fiori, che adesso sono sulle sedie. Tra l'altro devo rimettere giù i cuscini perché non li ho più tirati fuori, perché quando c'è stata la pioggia e tutto, li ho tirati dentro per via anche dell'umidità, così non volevo lasciarli fuori. Ma adesso posso rimetterli. Ebbene, sono molto contenta, amiche. Oggi giornata abbastanza tranquilla. Io ieri sera sono uscita con i miei colleghi, abbiamo fatto serata hamburger, siamo andati ad Alessandria.
abbiamo mangiato appunto in questo locale, poi siamo andati a fare due passi in centro, siamo stati lì su una panchina a bere qualcosa e siamo tornati tra una cosa e l'altra all'una. E Giovanni ovviamente era già a dormire, mezzo completamente andato, e niente, io poi sono andata a dormire tra una cosa e l'altra verso le 2, 2:30, e quindi stamattina me la sono presa un po' più con calma, ho dormito un pochino e mi sono fatta una bella doccia stamattina, ho fatto giusto due cosine in casa, ma proprio poco poco poco, ragazzi, perché non ho voglia di fare nulla. C'è un periodo in cui le pulizie è proprio orrore, cioè non ne ho proprio voglia. Adesso oggi comunque mi tocca pulire la cucina, perché anche se la vedete in ordine è abbastanza da pulire, perché ieri sera Giovanni poi non si è preso una pizza ma non ha pulito tanto, quindi farò io oggi. E poi oggi pomeriggio faremo un giro dai miei, mangeremo lì stasera, facciamo due cosine, insomma è un periodo, vi dico la verità, bello 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 pieno. Tra l'altro cos'è? Allora, lunedì niente, torno a casa che sono tranquilla. Ah ecco, però lunedì Giovanni sì, deve portare Alaska dalla veterinaria perché, vabbè, lui è a casa. Io sono stata a casa martedì questo invece, che avevo un po' di impegno, cioè avevo un impegno con i miei. E invece lunedì questo sarà a casa, deve fare un bel po' di cose e deve andare dal dottore e portare l'Alaska dal veterinario, perché abbiamo visto che in fondo ha un po' di tartaro, cioè un bel pezzo di tartaro che dobbiamo farle togliere, poverina, perché non vorremmo mai che avesse fastidio quando mangia. Poi io martedì ho il dentista, perché mi sta spuntando il dente del giudizio, cioè ogni tanto mi spinge, e quindi questa settimana qua avevo proprio fastidio e infatti sono sotto anche antibiotico, perché spero che insomma si blocchi il fastidio, più che altro tutta la gengiva che mi faceva male, adesso va un po' meglio. E mercoledì vengono a metterci le tende, poi insomma sono delle settimane, ragazze, belle toste, perché abbiamo un po' di cose in ballo e quindi sono settimane belle toste, però sono contenta perché sono cose anche belle, quindi dai, ci stiamo dietro. Allora, adesso mi sa che fra poco io dovrò stendere i panni perché la lavatrice ha quasi finito. Allora, l'altro giorno siamo andati a fare la spesa all'Iper e ho preso questo qua per il bagno, che è lo smack. Io non l'ho mai preso lo smack, devo dire la verità, cioè non mi sembra di averlo mai preso, e voglio provarlo, sono curiosa. E questo qua ha anche l'azione anticalcare e non dovrebbe lasciare aloni, speriamo. Invece per la lavatrice ho appena terminato il mio Vernel, quello di prima, che era forse Maldive, non ricordo, e perché era un altro rispetto al primo che gli avevo fatto vedere, che non mi ricordo più qual era. E adesso ho iniziato questo, che è lavanda. Ragazzi, io devo dire che i prodotti, anche cioè in generale alla profumazione della lavanda, sono fantastici, perché lasciano proprio un profumo che si diffonde in tutta casa, è veramente buono. Adesso sto provando anche della Vicinette, mi sembra sempre il profumo alla lavanda, e ragazzi è top, veramente buonissimo. E adesso vabbè, metterò via dopo. Ecco, questa è la situazione del tavolino, ogni giorno così, pieno di fiorellini, perché sta facendo l'ulivo, vedete, ha fatto tutti i fiorellini e quindi è tutto pieno, e questo vabbè, cioè appena si muovono vanno dappertutto, vedete, anche sulla sedia. Infatti, ragazzi, non so dove siano adesso, poi ho potato, vedete, un po' ho potato le edere un pochino perché avevano tanti rami secchi, e anche di qua, anche questa qua e quella in fondo di là. Poi ragazze, purtroppo guardate il mio cipresso, questo qua grande, io credo che abbia qualche cosa, qualche parassita. Avevo letto che era un parassita, mi sembra, che purtroppo lo fa seccare così tanto. Io credo che non lo recupererò più, perché io purtroppo poi amiche non posso spruzzare veleni, cose tossiche per via di quelle due creaturine là, e quindi non lo so neanch'io, perché mi sa che poi comunque sarebbe troppo tardi, non credo che, non lo so, ditemi voi che cosa potrebbe avere, e io non so, mi sa che sta male, credo, non so se sia una cosa normale il fatto che siano secche tutte le foglie
del cipresso, però purtroppo non so perché ho fatto tutte le foglie rosse e peggiora sempre di più. È quello il problema. Quindi, boh, se avete qualche rimedio naturale, ragazze, ditemelo. Ma io ho usato l'olio di neem, ma non aveva fatto quasi niente. L'avevo già provato a utilizzare, però non lo so perché mi ha fatto così. Niente, comunque mi dispiace tanto perché è così bello. Speriamo. Tra l'altro, oggi che c'è caldo, adesso vabbè, ormai sono praticamente quasi sempre in shorts, in calzoncini, comincio a tirare fuori i miei completini. Ho questo qua che avevo preso, mi sembra, l'anno scorso con mia mamma e mia sorella in un negozio che c'è tipo di tutte cose tessili, no? Dalle coperte ai tappeti, ai tutto l'arredo, prodotti tessili per il bagno, quindi asciugamani, accappatoi, tappetini per il bagno, e ci sono anche i pigiamini. E avevo preso questo qua, non so se ve l'avevo mai fatto vedere, è molto carino perché vabbè, è molto corto, cioè il calzoncino è molto corto, ha tutti i fiorellini e la maglia ha questo volant qua sul laterale, sia da un lato sia dall'altro, molto carino. E sono è della marca Dimensione Danza, che andava, mi ricordo quando ero ragazzina, cioè andavo alle medie, vedevo magari tutti i completi di Dimensione Danza, che mi ricordo che costavano tantissimo, tipo le felpe, i maglioni, queste cose qua, no? E nulla, è molto molto carino, è molto anche fresco. Allora, amiche, ho finito adesso di mangiare. Ho mangiato due panini con un po' di prosciutto e una banana. E alla fine non ho famissima. In questi giorni non lo so come mai, sarà per il dente, non riesco a capire. Ma comunque, vediamo un po'. Martedì vado dal dentista perché ha iniziato un po' a darmi fastidio. Cos'era in settimana? Martedì scorso, che sono andata via con i miei tutto il giorno. Mi dava proprio più fastidio del solito, perché già settimana prima si era iniziata un po' a far sentire il fastidio alla gengiva. Poi martedì invece mi dava un filino più fastidio, cioè sembrava quasi essere peggiorato. Quindi ho detto: ma sì, ma chiamo il dentista, che non si sa mai che mi peggiori. E quindi ho iniziato a prendere l'antibiotico, e adesso fino a mercoledì, mi pare, vediamo lui cosa mi dice. Mi sembra che il dente stia crescendo abbastanza bene. Ero già stata da lui un anno e mezzo fa, più o meno, perché avevo sempre lo stesso fastidio. E avevo sempre lo stesso fastidio. Ho sentito un rumore? Boh, pensavo fossero le gatte, invece no. In lavanderia, tipo un rumore di una gatta che entra nella cesta, ma nessuna gatta era in nessuna cesta, quindi pazienza. E niente, vi dicevo che mi dava fastidio. Ero andata a farmi vedere, mi aveva fatto appunto una radiografia, una panoramica, mi aveva detto che sì, era un pochino storto, batteva contro gli altri, e quindi per quello che mi dava fastidio. Poi ho preso l'antibiotico, non mi ha più dato noia. Tra l'altro, quella mattina lì mi ero svegliata tutta gonfia, con l'occhio gonfio, mamma mia, un disastro. E però adesso si vede che è ricominciato, ma secondo me sta per uscire completamente, quindi è per quello che mi fa male. In questo periodo comunque sono una carretta, perché settimana scorsa la febbre, questa settimana questo, poi vabbè, altre cose, cioè speriamo finisca sto periodo, perché ce n'ho sempre una tutti i giorni. E nulla, allora io ho appena finito, tra l'altro, di pulire tutta la mia cucina.
Perché ieri sera Giovanni ha preso la pizza e non ha pulito perché dal mattino non ha più pulito niente e quindi era un po' così, un po' da pulicchiare. E, però vabbè, insomma, faccio in fretta io quando pulisco. Alla fine basta proprio qualche minuto, giusto un po' ho fatto le ante, che c'erano un po' di segni, di goccioline, di macchie, perché purtroppo il bianco si sporca di più, questo è normale, però io devo dire che ragazze, con il prodotto, il migliore che secondo me va bene per anche il laminato, proprio togliere le macchie, gli aloni, è questo, il Mrs. Meyer, perché veramente è top, cioè io mi trovo troppo bene perché oltre proprio a lasciare un buonissimo profumo e anche a svolgere una leggera azione anticalcare, mi toglie proprio le macchie che altri detergenti non mi tolgono proprio perfettamente, invece lui me le elimina completamente. Adesso ho iniziato questo perché avevo finito quell'altro che mi aveva mandato la Biomex, che è praticamente finito, e ho iniziato questo qua che è quello al basilico. Basilico ha un profumo familiare deciso caratterizzato da note fresche e frizzanti, un regalo dal giardino alla tua casa racchiuso in una fragranza briosa e invitante. Ed effettivamente ha un profumo che è qualcosa di buonissimo, veramente buonissimo. E io ormai Mrs. Meyers li trovo da Tigotà, li trovo all'Iper, li trovo un po' ovunque, sono molto molto contenta perché li hanno introdotti e sono... Penso un marchio forse americano, non so di dove sia esattamente, non so se c'è scritto, ma io li ho sempre visti in America. E devo dire che sono stracontenta che sia arrivato qua in Italia, anche nei negozi così, che si trovano comunque facilmente, non solo magari per dire al Viridea, io lo trovavo all'inizio e soltanto lì. Invece adesso è arrivato anche da Tigotà, è arrivato all'Iper, è arrivato in altri, anche al Caddis, mi sembra, e quindi sono contenta perché almeno lo compro più facilmente. L'unica cosa che non ho mai provato è l'ammorbidente, il sapone l'ho provato, anche quello molto buono, che ho già finito, e forse qualcos'altro per la lavastoviglie, ma non gli altri due non li ho provati, ho solo provato il detergente per la cucina e il sapone e devo dire che mi trovo benissimo con entrambi. E tra l'altro, a proposito di rivenditori o comunque di posti in cui trovare prodotti che non si trovano facilmente, ragazzi, ho scoperto tramite un reel proprio dalla loro pagina che Bigodino, la fascia che ho utilizzato nello scorso video, ma che utilizzo da 3 settimane, ragazze, non l'ho più mollata. Perché mi ha completamente rivoluzionato il modo di fare la piega, veramente è stata una scoperta incredibile. Infatti, l'hanno comprato anche 2 mie amiche. E lo trovate da quello che ho visto in questo reel, poi bisognerebbe andare a vedere. Lo trovate anche da OVS, quindi top. Sono contentissima perché adesso farò un salto. E oggi, già che ci sono, magari faccio un salto con Giovanni, così vedo se c'è e magari ve lo dico. E perché sono contentissima. Se ci dovesse essere proprio anche fisicamente, almeno uno lo prende senza dover fare l'ordine. Ma comunque, anche l'ordine è molto, molto veloce perché me l'hanno mandato veramente in 2 giorni. E poi, comunque, avete sempre tante promozioni, tanti sconti, quindi top, veramente mi sono trovata benissimo, benissimo. Oggi ho fatto la piastra perché, ragazzi, dopo 3 settimane ho detto stamattina mi faccio la piastra perché così avevo voglia di farla. Ho detto non la faccio da 3 settimane, stamattina, visto che c'è il weekend di mezzo, domani vado al mare, andiamo a fare una gita fuori porta e volevamo andare un po' in spiaggia, metterci un po' giù ad abbronzarci, vediamo un po', magari mi metto solo gli shorts sopra il costume perché non ho voglia di... Boh, adesso vediamo che tempo fa. E però sono contenta e allora ho detto, ma sì, facciamo la piastra con le onde queste qua. E perché comunque li sto cercando di curare i miei capelli. Non li ho più tagliati perché ragazzi, io non lo so, non voglio tagliarli. Mi piacciono troppo lunghi così e vi devo dire la verità, non sono rovinati. Cioè sono un filino... secche le punte, un filino forse sfibrate, ma niente di che, cioè non hanno doppie punte, sono abbastanza sì, cioè potrei darci una forbiciatina così, però mi dispiace, cioè li voglio tenere più lunghi possibile, poi al massimo quest'estate li taglierò. Quest'estate ormai siamo a luglio quasi. Tra l'altro questa settimana
farò ancora un giorno a casa, perché settimana scorsa sono stata a casa martedì, e questa settimana, venerdì, siamo a casa tutti, perché c'è il weekend lungo del 2 giugno. E cos'altro? Il primo arriverà un'altra cosina per la casa che mi doveva arrivare già da parecchio tempo. Si vede che si erano dimenticati di spedirmela, mi sa. Poi vi farò vedere tutto in un video, ovviamente. Si tratta di un prodotto per la pulizia, vi dico solo questo. Non vedo l'ora di provarlo. E poi mercoledì, appunto, arrivano le tende. Martedì dentista e domani gatta. Domani gatta dalla veterinaria, povera. Mi sa che la dovranno sedare. Per toglierle il tartaro, credo, oppure magari glielo tolgono così, però lei, poverina, sclera, secondo me. Nonostante sia un bambolotto Alaska, cioè lei si fa fare di tutto, è bravissima, è una cosa veramente dolcissima, quando le puliamo gli occhi, le orecchie, lei sta lì anche un quarto d'ora, 20 minuti di fila, cioè un quarto d'ora, 20 minuti no, però 10 minuti abbondanti, tutti ferma, cioè Massimo si lamenta un pochino, fa tipo... basta, cioè lei è un amore, è bravissima, lei è veramente un angelo. Nikita già facciamo un po' più di fatica, però Alaska è veramente un peluche, un peluche. E tra l'altro prima le ho pulito un po' gli occhi, le orecchie, così va dalla veterinaria, bella pulita. E nulla, ragazzi, sono così contenta che arriveranno le tende. Cioè, mercoledì avrò un altro terrazzo. Speriamo che vada tutto bene, perché sono sempre un po' così scaramantica. Però non vedo l'ora di vederlo, di arrivare a casa e di vederlo. Se hanno finito per l'ora in cui arrivo, perché vengono viene l'artigiano alle 4. E quindi sono troppo contenta, perché secondo me cambierà da così a così, perché comunque con una tenda è tutta un'altra cosa, con una tenda, non la tendina che così si sposta, perché non avremmo potuto mettere un'altra tipologia, abbiamo dovuto mettere questa, e c'è questa colorazione, poi insomma spero non ci siano problemi perché abbiamo chiesto, e però... Non vedo l'ora di vedere proprio il risultato, perché secondo me sarà un angolo di pace, con un po' di privacy finalmente, coperto, con i miei alberi, basta, e quindi sono felicissima, non vedo l'ora di farvi vedere poi il tutto anche nel video. E basta, amiche, io mi sa che mi vado di là a guardare un po' di video su YouTube, e oggi non so, mi metterò vestita super estiva, non ho ancora fatto il cambio di stagione, amiche, perché... Non ho ancora avuto tempo, cioè ce n'è sempre una dopo che torno dal lavoro. Ieri sono tornata, poi mi sono messa sdraiata a dormicchiare un po' sul divano vicino a Giovanni, perché poi dovevo uscire per cena, ma dovrei mettermi lì o dopo il lavoro o il weekend. Adesso magari venerdì che siamo a casa, giusto? E venerdì posso fare il cambio di stagione, sì, ci sta, perché almeno ho quel giorno in più per gestire un po' tutto l'armadio, perché dovrò anche, secondo me, stiracchiare qualcosina che magari è rimasto stropicciato, e quindi sì. Poi devo portare le camicie di Giovanni e la mia da mia mamma. E lui adesso poi fra poco mi sa che tornerà. Ragazze, allora, qui c'è una piccolina. Allora, io mi sono svegliata, perché mi sono addormentata sul divano, e mi è venuta la brillante idea di fare un piccolo spostamento qui in terrazzino. Mi hanno corretto, mi hanno detto che si dice il mio non è una terrazza, è un balcone, quindi ci tengo a specificare che ringrazio per il commento, ma la metratura del nostro balcone secondo me è un filino più grande di un balcone, perché comunque è abbastanza largo e è anche abbastanza lungo, e più che chiamarla terrazza chiamerei terrazzino. Tutte le volte però per dire terrazzino ci metto 6 ore, terrazzo mi viene più facile, però sì, è un terrazzino comunque, perché la terrazza vera e propria, a parte che non dovrebbe avere la copertura sopra la terrazza, il terrazzo vero e proprio, invece il balcone è proprio più stretto e è proprio più stretto, anche se più lungo tipo ballatoio, però è più stretto. Il nostro invece è un terrazzino direi, perché comunque non è piccolo come il balcone, è un po' più grande. E comunque, a parte questo, ho fatto
uno spostamento, perché adesso che arriveranno le tende, che fate conto ragazze che non coprono tutto qua anche, quindi questa parte della ringhiera non verrà coperta, ma verrà coperta solo la parte del muretto, quindi questi 4 metri qua. E quindi, dato che comunque il tavolino era qua, il tavolino è un pochino più esposto, era da questa parte, qua c'è una zona che non, non sarà coperta dalla tenda, quindi anche per quanto riguarda la privacy, sarà questa la zona coperta, no? E quindi ho pensato di trasferire di qui il tavolino e di mettere di lì il divanetto. Voglio provare a vedere come mi trovo così, perché così almeno a colazione io il tavolino non l'ho mai sfruttato più di tanto. E quindi adesso che mettiamo le tende volevo spostare di qua in modo tale da sfruttare un pochino di più il tavolino anche per la colazione. Ecco, vi stavo dicendo che ho spostato di qua il tavolino perché così anche a colazione magari riusciamo a metterci un pochino più qui e sfruttare proprio il momento colazione col tavolino. Invece di là appunto, scusatemi i sacchetti delle foglie, poi le dovrò buttare. Invece di lì il divanetto secondo me, non lo so, si ricrea anche un angolo un pochino più rilassante, vicino alla camera da letto, non lo so, vicino alla fioriera, secondo me lì ci sta bene il divanetto. E qua invece ho proprio optato per un angolo colazione, un angolo così tavolino, drink, ecco, in cui ci si può sedere. L'unica cosa che dobbiamo mettere assolutamente a posto è la porta della caldaia, perché ragazzi io non la sopporto più ed è assolutamente da pulire e da sverniciare. Entro perché, oh, mamma mia, c'è un caldo pazzesco, mi sono messa in canottiera per uscire a fare sto lavoro perché sennò grondavo e quindi niente, adesso voglio provare a vedere come mi trovo con questa disposizione. Ho anche staccato il vaso dal piccolo recintino di piante che abbiamo perché non si può, devo prendere il bicchiere. E quindi niente, adesso prova a tenere così la disposizione perché secondo me ci sta. E oggi appunto andremo dalla Rua Merlena a fare un giro. E andremo a vedere il prodotto anche da dare, da trattare e per pulire la porta. Ciao amiche, eccomi. Allora, sono le 11, noi siamo tornate a casa, che siamo stati a mangiare dai miei verso le 10, 10 e mezza, no, 10 e un quarto, sì, 10 e 20 più o meno, ce la posso fare con gli orari. E nulla, quindi adesso ci siamo cambiati, abbiamo dato da mangiare alle gatte, abbiamo messo via un pochino le cosine che abbiamo preso oggi, perché oggi tra l'altro siamo andati dalle Rua Merlene e siamo riusciti a comprare tutto l'occorrente per mettere a posto la porta della caldaia fuori. Scusatemi lo specchio, devo dargli una lavata. E quindi poi venerdì, credo, o comunque il prossimo weekend che sarà lungo, ci metteremo a fare tutto quello che dobbiamo. Speriamo venga bene, speriamo di riuscire bene, insomma, ma non dovrebbe essere così complicato. Ecco, quindi magari vi farò vedere anche il prima e il dopo, così vi faccio vedere un po' la differenza. E niente, io adesso mi sa che ragazze vi metterò nel letto, che così guardo, vado avanti con la mia serie, che sto guardando Savage Beauty su Netflix. E Giovanni di là che ascolta la musica, e quindi niente, ci mettiamo nel lettone e io vi do la buonanotte. Noi ci rivediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!